Ciao, sono Spiga, la puntata e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su TechCraft, questa è la puntata numero 19, sure, sì, dovrebbe essere quella. Allora, nella scorsa puntata non mi ricordo cosa abbiamo fatto, abbiamo tipo, boh, fatto cazzatine, però da questa puntata si ricomincia veramente. Aspettate che mi devo mettere bene un attimo gli headset perché è tipo da 3 mesi che non lo uso perché usavo gli auricolari perché c'era un caldo nella Madonna, ma adesso incomincia ad esserci un po' di frescolino. Allora, andiamo a dormire prima di tutto. Mamma mia, quanta roba. E poi vi parlo dei progetti che dobbiamo fare oggi. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Oggi dobbiamo svolgere diversi progetti che sono collegati fra di loro. Cioè, cosa vuol dire? Allora, il primo progetto che faremo è una farm di legno, simile a quella che avevamo nella scorsa serie, però modificata in quanto nella scorsa serie avevamo usato delle mod, in particolare la Red Power, che in questo modpack non c'è. Cioè la sostituiremo con un'altra mod molto interessante di cui vi parlerò dopo. Allora, dov'è roba elettrica? Allora, vediamo un po'. Abbiamo item duct che ci serviranno. Vabbè, adesso pensiamo ai crafting. Allora, i crafting sono un po' pallosetti, però abbastanza semplici. I macchinari che useremo saranno quelli della Mine Factory Reloaded. Ci servirà quindi il planter. Oh. Allora, planter. Mamma mia, quanto è pallosissima la ne... Oddio, messaggio, scusate. Ok, perfetto. Allora, planter. Com'è? Difficile? No. È una cazzata. Scusate un attimo. Eccomi qua, scusate. Allora, dicevo. Sì, dobbiamo fare questa roba, il planter. Che si fa abbastanza semplice. Un pistone, due flower pot. Praticamente i vasi che si fanno con i brick. Va bene. Allora, cosa ci serve? Quindi, innanzitutto facciamo un pistone, se non ce l'abbiamo già, naturalmente. Abbiamo, ah sì, è vero, avevamo trovato un lucky block, quindi usiamolo. Allora, un pistone ce l'abbiamo già. Servono 6 brick che si fanno cuocendo 6 clay. Abbiamo della clay, dovrei averla messa qui se ce l'abbiamo. Ah, l'ho vista. 6 clay ce le abbiamo. Abbiamo la furnace elettrica, la usiamo. Dovremmo fare anche gli upgrade. What the fuck is this? È la furnace che fa questo casino? Perché mi urta leggermente. Va bene, nel frattempo, allora vediamo cos'altro ci serve. Allontaniamoci da questa cazzo di furnace perché mi ha rotto un po' gli zebedux tree. Allora, quindi questi praticamente ce li abbiamo. Allora, ci saranno i plastic. Ah, questi. Plastic sheets oppure plastic pellets. No, what? Ho sbagliato. Plastic sheets si facevano con 4 raw plastic. 4 plastiche che si fanno cuocendo la gomma già cotta. Sì. La gomma già cotta, la rubber, qui ne abbiamo. Speriamo di averne. Oddio, che lag. Raw rubber, che balls, dobbiamo cuocerla. No, no, no. Magari ne abbiamo qui. Vabbè, in realtà è giusto perché non l'abbiamo usata, mi sa. Ok. Quante ce ne serve? Allora, 4 ce ne danno 4. Ok, quindi 4. Ok, 8. Ok, facciamo cuocere quelli. Nel frattempo, cos'altro ci serve? Mi sa niente. La stone. Abbiamo della stone, se non sbaglio, sì. Sì, che ce l'abbiamo. 1, 3. Ok. Altro no. Perfetto, ora vediamo il. Allora, innanzitutto mettiamo questo a posto che sennò mi incasino. Facciamo i pot. No, non è il metodo giusto. Flower pot, ok. Ora, no, non ci serve più il planter, ma ci serve l'harvester. Harvester. Vediamo un po' se questo è un po' più difficile, ma non dovrebbe esserlo, infatti no. Altre plastic sheets, cazzarola, è vero? Vabbè, a questo punto, dove sei? A questo punto ne mettiamo un bel po', insomma. Ecco. Così, facciamo un numero pari che mi piace. Ok, questa la rimettiamo a posto. Poi ci servono. Ah, a proposito, sto usando. Aspettate che metto bene il microfono. Sto usando un pop filter. Lo sto provando perché vediamo un po' come si sente. Adesso ho riavvicinato il microfono perché mi sono accorto che era tipo lontanissimo. Spero che non diminuisca ulteriormente il microfono, ma in ogni caso ho messo su coso. Sul programma che utilizzo per registrare. Su Mirelli Section, ecco.
Ho messo l'impostazione che mi separa la traccia audio del gioco da quella del microfono, in modo tale che poi possa aumentare a mio piacimento il volume del microfono, appunto, perché mi avete segnalato che è un po' troppo basso. Allora, due shears, quindi quattro pezzi di iron che spero di avere. Sì, avevo cotto un bel po' di roba. Ok, facciamo due shears. Ah, voglio vedere una cosetta. Shears. No. Ho visto da uno youtuber che tipo calcava un tasto e gli si mettevano da soli gli oggetti nella... Vabbè. Forse in un altro modo, oppure sto sbagliando io. Ah sì, gold... Oh, ho veramente guardato il crafting. Il gold scarseggia, che strano. Ah beh sì, si trova sempre quel gold de merda. Ah boh. Allora, una bella ascia. Lascia stare. Ok, credo di avere tutto, a parte questa. Allora, vediamo un pochino. Ce ne servono... Ah, in realtà ce ne servono 6, punto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ah, 9 ce ne servono in realtà. No, fermi. 2, 3, 4. E ce ne dà 4. Mi sto flippando, scusate. 5, 6, 7, 8. Ci dà 8 raw plastics. Allora ce ne servono 3, 6, va bene. No, ce ne servono altre 4. Ok, scusate per l'incasinamento, ma è la mia testa. Va bene, aspetto che finisca di cuocere questa roba. Ci vediamo fra pe. Allora, eccomi qua. Scusate, ha cotto tutta la raw plastics. Allora, cosa ci serve? Ci serve tanta di questa, giusto? Sì. Allora, ce ne servono innanzitutto 3 qui con la stone per fare queste robine. Che lasciamo lì. Lo stesso vale per queste. In realtà ne abbiamo fatto di più. Perché sì. Allora, harvester. Facciamo così. Allora, 1, 2 e 3. Harvester fatto. Poi, vediamo se mi ricordo. Vabbè, non dovrebbe essere troppo difficile. Planter. Che tra l'altro è diverso da quello che mi ha usato nella scorsa serie. Perché è la versione aggiornata. Allora, prima ho parlato di usare delle mod alternative a quelle che abbiamo utilizzato nella scorsa stagione. Perché... quella mod che avevamo usato non c'è più. E poi questa, tra l'altro, è più ottimizzata, secondo me. Sto parlando dell'item duct, cioè della thermal expansion. Expansion, mamma mia, che pronuncia. E poi ci servono dei pneumatic servo che faranno in modo. Vabbè, vi spiegherò adesso. Allora, innanzitutto dobbiamo trovare un posto in cui posizionare la farm. È un po' di terra. Ci serve un po' di terra. Ah, è un po' di alberi. Mamma mia, che memoria. Allora. Uno stacchino di terra. Magari leviamo questa roba. Prendiamo, che ne so, la spada e il piccone. Ah, no, un'altra cosa. Fermi tutti. Voglio fare una cosa. Voglio fare l'obsidian. Obsidian Paxel. Eccola qui. La farò dopo, mi sa. Adesso non è che ne abbia troppa voglia, ecco. Non c'è nient'altro, cioè non c'è nessun altro modo per trovare questa roba. Mi sa che non lo possiamo fare. Io voglio fare questa. Obsidian ingot, va bene. Con refined obsidian dust. Che si fa con l'obsidian ingot? Sì, va bene. Vedremo dopo. Dicevo, allora sì, terra l'abbiamo presa se non sbaglio, ok. Poi ci servono anche, se ci sono, dei barrels. Ma non ci sono, quindi abbiamo bisogno di legno. E questo è il problema principale. Spero che vada bene anche questo legno. No, va bene così. Ora non so il numero preciso di quanta legna ci serve. No! Ho sbagliato. Ok, era così se non sbaglio. Il better bra. What the fuck? Better barrels. Tutti i legni. Ah, una cesta. Ok. No. Ok, una cesta dovremmo avercela. Anche sì, anche sei. La mettiamo qui. Uno, due. Ce ne servono altri. Perciò prendiamo anche l'altra legna. Che come sapete si può mischiare nei craftings. Cioè così.
Così dovrebbe bastare, no? Va bene, facciamo anche un'altra, ma in realtà dovremmo essere a posto, così. Perfetto, ora abbiamo tutto, però dobbiamo andare a dormire. Anzi, no, dobbiamo prendere anche gli alberelli. Mamma mia, sempre qualcosa di nuovo, mi ricordo. Cioè, mi dimentico. Allora, alberelli, alberelli, alberelli. Naturalmente per adesso iniziamo con l'oak, perché in realtà ci serve tanto il legno, di qualsiasi tipo. Solo tre. What the f... Ok. Tanto c'era un riciclo continuo dei cosi, quindi aumenteranno a dismisura questi oak seedling, quindi nessun problems. La vorrei mettere un pochino lontanina da casa, non per altro, per il semplice motivo che non voglio che mi faccia laggare più di quanto stia laggando ora. Che, cioè, se faccio 100 fps è già troppo. Questo pacchetto è pesantissimo, vabbè ci sono quasi 300 mod, però... Vabbè. Allora, la terra credo di averla presa. Sì, l'ho presa. Allora, lo facciamo rialzato. Lo facciamo rialzato. Lo facciamo rialzato di 3. Un, due. Lo facciamo così. Perfetto. Allora, come funziona? Questo è il planter. Si mette nel blocco centrale. Ha un raggio d'azione di 3x3. Si mette sotto, naturalmente. Un raggio d'azione di 3x3 che può essere upgradato sino a 11 blocchi. E metterò un upgrade qui. Scusate un attimo che ci sono rumori strani in casa. Ok, mi sono tipo cagata addosso per niente, vabbè. Sì, dicevo, allora funziona così. Si mettono gli alberelli. Allora, dicevo, oddio, mi sono flippato. Allora, si può upgradare il raggio d'azione sino a 11 blocchi per 11, mettendo diversi upgrade. Non riesco a dire upgrade. Mettendo diversi upgrade qui, che sono. Questi. Tutti questi, lo vedete. Raggio d'azione. Radius increase 5 vuol dire che aumenta di 5 e via dicendo sino a. Non dov'è? Sino a 11. Che senso ha? Che arriva sino a meno un blocco. What? Cioè, sarebbe un po' un no senso, vabbè. E niente, per adesso a noi non ci serve, ci bastano tre blocchi, ci bastano avanzano. Filter, cos'è questo filter? Allora, si può fare in modo che in pratica pianti diversi tipi di alberi e ogni quadrato corrisponde a un blocco. E possiamo dire in questo blocco che se non sbaglio corrisponde a questo, pianta un albero di oak, così. E via dicendo, non ha molta utilità in realtà, però vabbè. E niente, adesso noi mettiamo gli alberi lì qua. Piazziamo l'altro blocco. L'altro blocco è l'harvester. A cosa serve l'harvester? Beh, ci potete arrivare. Serve a tagliare l'albero. Cioè a tagliare gli alberi con le piante. Scusate, con le foglie. Allora, questo è molto semplice. Allora, innanzitutto, si può upgradare anche questo. Queste impostazioni sono abbastanza semplici. Tagliare le foglie in modo tale che ce le dia proprio, ma a noi non interessa. Small shrooms credo sia per i funghi, no? Shrooms? Sì, credo di sì. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo fare in modo che questo pianti, vabbè, questo lo fa in automatico. Pianta gli alberi, crescano. Poi vedremo anche un altro modo per farli crescere molto più velocemente. Questo li tagli. Metta legno. Allora, metta legno, mele in due barrels. Mentre gli alberelli riporti qui. E se non c'è più spazio qui, li deve depositare in un altro barrel. La cosa non è così difficile come può sembrare. Allora, innanzitutto partiamo da un item duct. Ah, mi sono indicato una wrench. Mi sa che craftiamo quella figa di wrench. Vediamo un po'. Wrench. L'universal bla bla bla. Questo qui, standard wrench, che si fa con il bronzo e lo steel. Il bronzo ce l'abbiamo. Oddio, che sfapposità. Ingot compressor, what the fuck? Ah, a proposito. No, vabbè, niente, niente, Dexter ci raggiungerà probabilmente a metà puntata, perché prima ci ha dovuto lasciare prendere la cena. Dovuti lasciare. Allora, vediamo un pochino cosa ci serve per fare questa, se no credo, se va bene anche l'altra. Non è che abbiamo incapito. Ingot compressor. Ma magari usiamo ancora questa. Sempre se funziona. Vediamo un po'. Ok, funziona. Ci apriamo di nuovo il tubo.
Vabbè, questi non vi ho fatto vedere il crafting perché comunque l'abbiamo fatti nella scorsa puntata. Mi sta squillando il cellulare. Non è il momento, non risponderò. Ok, va bene. Andiamo avanti. Se mi stai ascoltando, se stai guardando questo video, scusa, Fanta. Ora sai perché non ti ho risposto. Allora, mettiamo questo. No, vabbè, direi tipo. Ops, ops. Ok. Mettiamo il barrel, il primo barrel, che dovrà contenere la legna. Allora, mi sono dimenticato di nuovo qualcosa. E quel qualcosa è legno. Cioè, no, scusate. Non mi ricordo cosa devo dire. Bene. C'è un oak wood, cioè c'è un oak. Porca paletta. Se non rispondo, ci sarà un motivo. Certo che c'è, vabbè, prendiamo questi. Prendiamo birch. Ma qua c'era la Tricapitator, no. No, aspettate, ma cosa sto dicendo? A me serve oak wood. Volete dirmi che non c'è un cacchio di oak wood? Oh, ecco qui. Basta soltanto un pezzo di legno. Ok, mi servirebbe anche una mela volendo. Anche alberi, va bene. Tutto, una mela mi sarebbe, sai, tipo, mi gradi mi sarebbe di mio gradimento, ecco. Se no mi tocca fare un casino, vabbè. Io adesso proverò a distruggere questo, vabbè, lo faccio con voi, dai, tanto ho finito praticamente. Bastardo, male non me ne dà. Forse ne ho a casa di male, vabbè. Dopo controllo. In ogni caso adesso pensiamo a fare la farm. Allora, cosa devo fare? Devo fargli capire dove deve andare la roba in pratica. Non è difficile, credetemi. Per quelli che non sono abituati con le mod, magari avranno l'impressione che sia tipo un casino mondiale. Lo è stato anche per me la prima volta che ho visto un video in cui c'erano delle mod. Esattamente con i tubi della Red Power, i pneumatic tubes. Mi sono spaventato, ho detto ma che cazzo. Invece era una cavolata assurda. Allora, cosa sto facendo io adesso? Sto creando un ordine, che in realtà potrei creare in un modo più bellino, sapete. Per una volta dovrei fare qualcosa di, tra virgolette, estetico. Allora, così. Questo però non mi piace. Ok, lo scolleghiamo. E così. Vediamo un po'. Ci metto il barrel qui. Ok. Perché mentre i barrel normali, quelli della scorsa stagione per intenderci, potevano accettare l'input soltanto dall'alto, questi lo possono accettare dappertutto. Tanto poi è tutto regolato dai pneumatici. Dai, scusate, dai. Dagli item duct, ecco. Allora, mettiamo il rosso che vuol dire aspira tutto, tra virgolette. Molto, tra virgolette. Mettiamo il legno qui. E lo blocchiamo. Vabbè, sì. Così, in modo tale che se noi prendiamo tutto lo stack, resti comunque l'oggetto. E quindi non può essere occupato da nessun altro oggetto. Poi, qua dovrebbe esserci le mele, però non ce le ho adesso, quindi vedremo. E poi qua devono finirci i cosi, gli oak sapling. Se non c'è spazio qui, voglio che finiscano in un barrel. Ok, perfetto, ora direi. Ho degli oak sapling qui, ne ho uno e lo metto qui. E blocco anche questo. Tanto questi, vabbè, si raggrupperanno qui. Poi magari li userò per me. Insomma, qualcosa ci farò, fidatevi. Adesso vado a vedere se ho un po' di mele. No, cosa sto facendo? Sono abituato con i server. No, com'era? No. Tasto home. Waypoint. Casa. Sì, perché, tipo, non voglio fare due passi. A proposito, sono passato a Linux per il server. Mi sembra abbastanza figo. Devo dire la verità, mi trovo benissimo. Mo' esplode, tipo. Cosa devo fare allora? Ah sì, devo vedere se ho delle mele. Ho delle mele? Delle mele? Ehi, delle mele. Non ho delle mele. Allora, devo fare in modo di procurarmi dell'energia, no? Come la posso fare l'energia? La posso fare con dei generatori. Quali generatori voglio usare? Li userò anche in casa questi, quindi. Li vedremo più approfonditamente. Però adesso ve li faccio vedere. Si chiamano. Ah sì. Cosa ho scritto? Oh, ho attivato il blocco. Ok, eccoli qui. Steam Dynamo. Questi cosa sono? Allora, dobbiamo fare lo Steam Dynamo perché. Cioè, perché? Che utilità ha? Ha l'utilità di produrre energia. Molta energia. Abbastanza energia.
utilizzando i carburanti, i carburanti classici, carburanti si dice, oddio, sì, vabbè, insomma, tutte le robe che possono bruciare, i combustibili, ecco, che si possono utilizzare su Minecraft, tutti i classici, e in più bisogna mettere dell'acqua in modo continuo. Voi direte, ma chi te lo fa fare a sprecare del coal o roba del genere? Non vi preoccupate perché faremo una cosa molto automatica. Ora però andiamo a Nanna. Appena andati a Nanna, vi faccio vedere cosa voglio fare. Anzi, ve lo spiego già da adesso. Allora, quello che voglio fare innanzitutto è... no, metteremo lo steam dynamo lì nella farm. Si produrrà della legna, ok? La legna che verrà prodotta verrà trasformata in charcoal tramite... un macchinario che è una furnace, una banale furnace, magari di queste elettriche, magari anche della Buildcraft che sono più semplici da craftare. E questo ci permetterà di mandare, oppure anche del legno normale nel coso, perché tanto ne produrremo un bel po'. E questo ci permetterà di produrre energia con la stessa legna che produciamo, ma non tutta, cioè una parte andrà nella farm e una parte andrà, cioè una parte andrà nei barrel. E una parte di legno andrà in questo generatore attraverso una furnace, scusate, attraverso una autocrafting workbench, mi sembra che si chiami così adesso, che ci trasformerà il legno in legno lavorato in modo tale che se ne sprechi di meno, perché il legno normale e il legno lavorato hanno lo stesso grado di combustione, si può dire. Sì, allora iniziamo a craftare. Cosa ci serve? Copper, ok, tanto copper. Ah, quindi 4, 8. Ah, 4, 8, 9, 10, 11, 11 copper. Ok, li prendiamo. Ne abbiamo un pochino. 11 copper. Grazie per la moto, testa di 3 redstone. Ok. And silver. Solo, solamente. Ok, un silver. Va bene. Silver, silver, silver. Un silver. Ora dobbiamo fare le rotelline. Mamma mia, quanto le odio queste rotelline. Non le prendiamo già? No. Ci sono stick, quindi ci serve il legno. C'è un bel po' di stick che tanto ci servono sempre. Ci servono due rotelline, quindi facciamo così. Mamma mia, che casino che ho nell'inventario. Due rotelline, ok. Iniziamo dallo stick, quindi wood gear. Poi con lo stone. La trasformiamo in stone gear. Ci vuole anche l'iron, vero? No, forse no. No, 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 no. Vediamo un po'. Dove sta? Ma prima non si faceva con i... con le parti più piccole del lingotto, come si chiamano? Vabbè, non mi viene in mente. Allora, no, queste vanno qui. Poi, 1, 2, 3. E mi sono dimenticato di craftare l'altra. Merda. Era 1, 2. Un silver in mezzo, redstone transmission coil. Mettiamo qui. Poi mettiamo un pezzo di robo così. Steam dynamo. Come vedete è abbastanza semplice. Ah, ci serviranno anche dei cavi elettrici. Ce li abbiamo, ce li abbiamo. Mi ricordo. Li aveva fatti Dexter the Brave in una delle prime puntate di questa stagione. Ah, a proposito, mi sono appena ricordato che. Cioè, a proposito, intendo. Ecco. Visto che l'ho fatta, usiamola. Le porte ce le ha messe. Dexter ha fatto benissimo perché ci eviterà di sfondare il muro, cosa che faccio abbastanza spesso. Ti ammazzo, sono utile. Il timer dice che abbiamo finito. Quindi questa farm la continuiamo nella prossima puntata. Perché purtroppo ho pochissimo tempo. Se no avrei aspettato Dexter. Però non ho il tempo necessario. Quindi ho dovuto registrare subitissimamente. Mangiamo. Ok, io sono Spigaramontotto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi e condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus, sul mio sito spigaramontotto.x10.mx e su Facebook digitando facebook.com/spigaramontottoofficial. Io sono Spigaramontotto, ciao a tutti. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di pop filter e soprattutto fatemi sapere se vi piace il mio nuovo format, diciamo, per questa serie, che è quello di spiegare qualsiasi cosa io faccia. A me piace un casino, quindi spero che piaccia anche a voi. Comunque niente, siccome sono di fretta, vi saluto frettolosissimissimamente. Io sono Spigantotto, ciao!